Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, focus MI su Sven Botman, difensore classe 2000 che è entrato nella cerchia di ragazzi visionati dalla dirigenza per sostituire Simon Kjær. Prima di cominciare però ragazzi, gentilmente vi chiedo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, quello mio personale di Instagram Giuseppe Di Monte 92 e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com per rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda il fantastico mondo rossonero. Allora ragazzi, Sven Botman, difensore classe 2000, alto 1,95, attualmente di proprietà del Lille, squadra che abbiamo imparato a conoscere sia per averla fronteggiata l'anno scorso in Europa League, sia per aver concluso con loro un paio di trattative, nello specifico quelle legate a Leao e Maignan, e che rientra tra le proprietà di Elliott, così come Milan, quindi diciamo rapporti privilegiati con i francesi. Sven Botman nasce, è olandese, nasce calcisticamente parlando nelle giovanili di una squadra minore, il Pancrazius, ma subito viene visionato dai sempre attenti osservatori dell'Ajax, che lo tesserano nelle giovanili già dell'Under 15, con il quale club dei Lancieri si fa praticamente tutte le giovanili Under 15, Under 17, giocando in Youth League, fino ad esordire poi in Eredivisie, dove al primo anno, nel 19-20, colleziona già 26 presenze con 2 gol all'attivo. Questa crescita gli permette di entrare a far parte puntualmente anche delle selezioni giovanili della nazionale Orange, attualmente nell'Under 21 dove è titolare fisso. Dove colleziona buone prestazioni una dopo l'altra. Nel 2021 viene acquistato dal Lille per una cifra di circa 7-8 milioni ed è l'anno in cui, come dicevamo poco fa, affrontiamo il Lille in Europa League e abbiamo modo di visionare questo ragazzone, che sinceramente, parlo per me, mi impressionò nelle due sfide contro il Lille in Europa League l'anno scorso, a parte il fisico, 1,95 sulle palle alte, di una presenza chiaramente fuori dal comune. Però mi impressionò per la precisione, per la pulizia degli interventi. Chiaramente, essendo 1,95 negli spazi aperti, un po' in velocità, ha il suo punto debole, questo è chiaro. Però è un mancino, e quindi centro-sinistra occupa la posizione di centro-sinistra di una difesa a 4. Ruolo e tipologia di giocatori difficili da trovare e che quindi stuzzicano l'intelletto di Maldini, Massara e Moncada, soprattutto sempre molto attento al campionato francese. Allora, Transfermarkt ora come ora ne fa una valutazione di circa 28 milioni.
I rapporti privilegiati tra Milan e Lille potrebbero portare a trattarlo, sì, diciamo intorno a quella cifra là, dai 20 ai 30, mettiamola così, per dare un range di riferimento. E sinceramente puntare su Botman significherebbe anticipare, per così dire, il colpo estivo in difesa. Anticiparlo già a gennaio, visto chiaramente è l'infortunio di Kier e anche la situazione legata a Romagnoli. Perché, come sto dicendo già da qualche tempo, è vero che lui vuole praticamente dimezzarsi o comunque sia abbassarsi lo stipendio. È vero che Milan gli riconosce questa, diciamo, disponibilità, però è anche vero che sta collezionando, a parte la partita con l'Udine, l'ultima, diciamo così, non buone prestazioni una dopo l'altra, il che comunque è sotto l'occhio della dirigenza e che comunque porta un giudizio in quest'ottica. Tornando a Botman, quindi potrebbe essere l'acquisto che il Milan potrebbe fare, ripeto, anticipando già a gennaio, per sistemare la difesa e costituire una coppia, che sia quella Tomori-Botman, che faccia da perno della squadra futuribile, futuribilissima, perché parliamo di Tomori 97, Botman 2000, e che darebbero, diciamo, una garanzia perlomeno dal punto di vista dell'età per un bel po' di tempo. Tornando a Botman in sé, su di lui ci sono già vari apprezzamenti, ma già dall'anno scorso ci aveva provato l'Atalanta, il Napoli, era il primo nome per il Napoli in caso di addio di Koulibaly, in Premier tante squadre sono su di lui. Chiaramente è sempre da valutare, diciamo, il giocatore sia nel campionato italiano che nel Milan, però mi viene qualche dubbio quando penso alla tipologia di investimento che possa fare Elliott, nel senso, loro tendono più a fare un acquisto per i giovani 5-10 milioni, facciamo, per poi rivalutarlo e vedersi, per esempio, non lo so, Oge per intenderci, però è anche vero che quando hanno di fronte un giocatore che ritengono essere valido, vedi per esempio Leao, vedi per esempio Tomori, non hanno problemi a cacciare anche 25, 28, 30. I suoi punti di forza, come abbiamo già anticipato, però li elenco per bene, sono il fisico, perché 1,95 m. Grande senso della posizione, grande criterio nelle scelte, nel senso che, essendo di stampo olandese, è pure bravo coi piedi e sa anche, diciamo, lanciare e impostare l'azione. Però non scarta, diciamo così, l'ipotesi di spazzare il pallone quando si trova in difficoltà. Essendo un 95, nella sua carriera, in circa 200 presenze ufficiali tra giovanili e squadre maggiori, ha comunque collezionato una ventina di gol. Quindi significa un gol più o meno ogni 10 partite, che significa che in un campionato ti può portare quei 3-4 gol, che per un centrale sono buoni. Il punto debole, ripeto, chiaramente, essendo 1,95, è un po' la velocità. Negli spazi aperti potrebbe un attimino soffrire, ma questo lo può migliorare. In definitiva, io dico che, ok, è un profilo, per così dire, accettato. Vediamo come andrà avanti la situazione. Maldini ha detto che stanno valutando diverse ipotesi, dal difensore pronto all'investimento per un giovane che si sarebbe fatto in estate, anticiparlo a gennaio. Vediamo come va. Da parte mia, ripeto, è
Pollice verde per Botman. Vediamo come andrà, noi vi terremo aggiornati. E niente, rimanete connessi con i vari profili di Milan Insight per seguire tutte le notizie di mercato su Botman e altri, perché ce ne sono. Io vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight e quello mio personale di Instagram e il sito internet www.cmilaninsight.com. Io vi ringrazio, vi terremo aggiornati sulla situazione Botman e altre trattative. Stiamo avvicinando al mercato dove ogni giorno cercheremo di fare anche più video per aggiornarvi. Io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video di Milan Insight rimanete connessi che ci sono tante notizie. Ci dobbiamo anche riprendere, mi raccomando. Sempre forza Milan ragazzi. Ciao a tutti.